Ciac. Vai. Com'è nato il fuoco sacro della scrittura? Beh, è una bellissima domanda. In realtà non so se possiamo definirlo proprio un fuoco sacro. So che è nato, mi è venuto proprio come impulso. Mi ricordo, era una sera, ero sul divano di casa mia, 24-25 anni, primo romanzo, mi è venuta questa illuminazione e ho detto, scrivo. E mia mamma mi ha detto, anche tu? C'è una parte autobiografica che è quella, se volete invitarmi ditemelo che tanto non ci vengo, quindi questa è la base autobiografica. A parte gli scherzi ci sono molte cose, ci sono dei gusti musicali che ritornano, ci sono delle scelte di vita che fanno i protagonisti in cui un pochino mi ritrovo. Scrivo sempre portando delle cose mie, so che non bisognerebbe farlo ma è più forte di me. Allora, la routine quotidiana di cui parli e nello stesso tempo la felicità è verissimo e in effetti io dico sempre che questo deve essere un trionfo della normalità. Io credo che a volte ritornare alla normalità e vivere godendo di questa normalità sia importante. Lo dimostra il DJ nel romanzo che a un certo punto dice vabbè, ma io perché devo essere l'uomo di punta, perché devo essere quello che fa la differenza? Io stavo bene a dirigere il traffico alle 6 della mattina e voglio ritornare lì. Mi pare che questa normalità debba essere in qualche modo rimessa al centro. Se viene rimessa al centro, dalla normalità parti per avere tutto un sacco di altre cose. Io per esempio adoro la normalità, poi sono uno che si incasina in mille altre robe, però l'idea mi piace molto. Allora, nella scala dei valori che cosa viene prima per me? La famiglia è al primo posto in assoluto, gli amici sicuramente sono al secondo posto, al terzo posto l'amore. Mamma mia, ho detto al terzo posto l'amore. Ciac, taglia, questa taglia. Facciamo. Allora, aspetta, facciamola in più modi. Al primo posto l'amore, chiaramente. Al secondo gli amici, al terzo la famiglia. E adesso al primo gli amici, al secondo la famiglia, al terzo. Vabbè. Cos'è per me l'amore? È una cosa che è molto bella e che purtroppo a volte dura troppo poco. Nel senso che quel periodo lì bellissimo in cui vivi di grandissime emozioni non sempre dura, almeno nel mio caso. Però è una cosa fantastica e quando arriva quel momento lì, quel periodo lì, quando senti che per una persona c'è qualcosa di speciale, credo che veramente quella sensazione non abbia prezzo e non abbia paragoni. Questa però, mi sono un po' ripreso? Non è che sono per forza critico rispetto al mondo della televisione se dico che di un medico, di un pediatra non si può fare a meno, ma di un conduttore televisivo sì. È semplicemente la realtà. Cioè un conduttore televisivo a qualsiasi livello, prima o poi, a meno, togliamo i mostri sacri, storici, che fanno parte anche di una tradizione, di una parte di storia, quindi è un po' diverso. Al giorno d'oggi a certi conduttori e a certi momenti viene data anche troppa importanza. Ci sono stati dei casi clamorosi di conduttori molto bravi che hanno lasciato un programma e il programma poi magari ha perso un paio di punti, ma non ha perso tutto quello che uno si poteva immaginare. Quindi io credo che in questo lavoro, e in questo mi metto in gioco sicuramente anch'io, nessuno sia fondamentalmente indispensabile. Ne sono convinto. È un romanzo, credo, abbastanza ridanciano, con dei momenti comunque di profondità, perché ci sono dei momenti legati all'intimo, alla famiglia e soprattutto alla nonna, che è un personaggio cardine di questo romanzo. È un romanzo che non si prende troppo sul serio, parla di un DJ radiofonico che improvvisamente si trova scaraventato in un orario non suo, fa delle figure pazzesche e a un certo punto si sfoga. Tutto gira attorno al matrimonio, agli inviti ad un matrimonio e a degli amici sicuramente abbastanza particolari. Quota su tutti, che è una ragazza che scommette in qualsiasi modo e che gli spilla un sacco di soldi. Poi c'è il genovese, suo dirimpettaio, c'è Brick, suo finto manager che passa le serate a guardare gli uccelli dal balcone. Lui è un esperto di picchi, merli, aquile, chi più ne ha più ne metta. E succedono molte cose. C'è l'amore, c'è un personaggio che si chiama Nathan Alfieri che è un po' il figo della situazione. C'è Sabine, che è una donna molto bella, c'è Emma Bravo, che è una ragazza spagnola che fa innamorare il protagonista. Ci sono molte cose, c'è molta carne al fuoco, c'è molta musica, c'è De André, c'è Rino Gaetano, c'è Battiato, c'è Paolo Conte, ma ci sono anche i Pink Floyd, i Beatles, i Rolling Stones, insomma, credo che è un romanzo in cui ci si può ritrovare per diverse cose, almeno lo spero. Ho voglia di rimettermi in gioco più che ho voglia di evadere dalla mia quotidianità, perché la mia quotidianità non mi dispiace. Mi piace, è ricca di cose diverse e quindi questo mi piace. Mettermi in gioco, riprovare in qualche modo a rivedere il ruolo anche solo di conduttore piuttosto che delle altre cose che faccio mi sembra importante. Credo che ogni tot anni bisogna in qualche modo cercare di provare qualcosa di nuovo, io ne ho bisogno, stimoli.
Scrivere, la cosa che preferisco, la cosa che mi piace di più, se devo scegliere una cosa tra le mille cose che faccio, perché è vero, è sicuramente scrivere. È il momento in cui sono in pace, il momento in cui posso scrivere da casa mia, dal giardino, dalla montagna, da Berlino o da New York, per fare un esempio. E questa è magia, posso scrivere quello di cui ho voglia, posso raccontare di un cantante che mi ha emozionato, di un quadro bellissimo, di, che ne so, di Rauschenberg, di un'idropittura di Fontana o, che ne so, di una qualsiasi cosa che mi emoziona. E credo che questo non abbia prezzo, al di là che uno venda poi 100 copie, 1000 o 100.000, insomma. È il mio? Che disastro, scusate. Ho il telefono acceso. Questa è una lasciala, perché questa è una figuraccia. No. Sto spegnendo, eh. Un invito da DJ. Quando uno dice un invito da DJ intende uno di quegli inviti gridati, tipo: ehi ragazzi, questo è un grande libro, perché non leggerlo? Mi sa che non lo farò così, dirò che a scrivere Non invitarmi al tuo matrimonio mi sono divertito moltissimo. Spero che anche voi, se avrete la voglia e se avrò l'onore di potermi fare leggere, aprirete questo libro e direte alla fine: mi sono divertito anch'io. Ehi ragazzi, comprate questo libro.